Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, per descrivere il regno dei cieli, Gesù adopera una parabola di semplice comprensione. Egli lo descrive come una grande festa, come un banchetto di nozze al quale tutti sono invitati. Il testo riporta che un re fece una festa di nozze per suo figlio. Per quale motivo Gesù adopera questo paragone? Per il fatto che facendosi uomo, il Figlio di Dio ha preso la nostra natura umana, unendola a sé in un vincolo indissolubile. L'incarnazione, secondo l'interpretazione di tanti padri della Chiesa, è vista proprio come la festa di nozze tra la divinità e l'umanità. Inizialmente l'invito era rivolto al popolo di Israele. Gli Israeliti avrebbero dovuto riconoscere Gesù come il Messia atteso, come il Figlio di Dio venuto su questa terra per salvarci. Purtroppo molti non lo riconobbero, per questo motivo l'invito è stato rivolto ai pagani. Ecco che il brano del Vangelo di oggi dice che i servi, visto che gli invitati non avevano risposto all'appello e avevano maltrattato e ucciso alcuni di loro, invitarono tutti quelli che incontrarono per strada. Questo invito rivolto a chiunque simboleggia la predicazione della Chiesa indirizzata ai pagani chiamati anch'essi alla salvezza. In questo modo la sala delle nozze si riempì di commensali. Questa sala piena di commensali è la Chiesa fondata da Gesù Cristo. All'interno della chiesa ci sono i buoni e i cattivi, oppure usando il linguaggio di un'altra parabola c'è il buon grano e c'è la zizzania. Il brano di oggi dice che fra tutti quelli che presero parte alla festa di nozze non tutti avevano l'abito nuziale. Questo abito nuziale simboleggia la grazia di Dio di cui la nostra anima deve essere rivestita. Solo se si vive in grazia di Dio possiamo rimanere in questa sala, ovvero saremo salvi eternamente. Al momento della morte, non prima, vi è la decisione ultima. Se avremo questa veste, entreremo nell'eternità. Diversamente saremo cacciati fuori, ove sarà pianto e stridore di denti. Queste ultime parole si riferiscono chiaramente all'inferno, dove finiscono eternamente tutti quelli che muoiono in peccato mortale. La verità dell'inferno e della sua eternità è stata ripetutamente insegnata dalla Chiesa. È una verità scomoda, certamente, di cui però non possiamo tacere l'esistenza senza renderci gravemente responsabili. L'esistenza dell'inferno testimonia il rispetto di Dio per le sue creature. Dio non le obbliga ad aderire a lui, ma le lascia libere di decidere. Dio che amore vuole che le sue creature vadano a lui per amore, e non vi è amore senza esservi libertà. Il rischio però è che in questa scelta si possa rifiutare Dio. Il rifiuto di Dio è l'inferno eterno. Al momento della morte si fissa per l'eternità quella che sarà allora il nostro orientamento a Dio. Se moriremo nella grazia di Dio, nell'amicizia con Lui, rivestiti della veste nuziale, saremo salvi eternamente. Se moriremo in peccato mortale, si fisserà eternamente questa nostra avversione a Dio. Da tutto questo deriva il grande dovere che abbiamo di osservare i comandamenti di Dio. I suoi comandamenti non li dobbiamo vedere come delle imposizioni, ma come delle norme per il nostro buon funzionamento. Come noi non ci sentiamo sviliti nella nostra libertà se osserviamo le istruzioni d'uso di qualsiasi oggetto che acquistiamo, Sappiamo infatti benissimo che dall'osservanza di queste norme deriva la sua lunga durata, così e molto di più dobbiamo dire per i comandamenti di Dio. Dalla loro osservanza deriva la nostra riuscita eterna. Possiamo fare anche il paragone della segnaletica stradale. Il cartello curva pericolosa non distrugge la nostra libertà di andare veloci. Ma ci mette in guardia contro il rischio concreto di andare fuori strada. In poche parole, dal rispetto dei comandamenti di Dio deriva la nostra felicità eterna e la vera libertà. Se abbiamo peccato, però, non dobbiamo disperare: Dio, nella Sua infinita misericordia, ha istituito per noi il sacramento della confessione. Per mezzo di esso ci viene ridonata la veste nuziale perduta per il peccato mortale. Confessiamoci dunque spesso e bene. Per questo ricorriamo con fiducia alla Vergine Maria. Se ci rivolgiamo a lei con la preghiera, ella ci otterrà la grazia di un sincero pentimento e di una buona confessione. Probabilmente una delle cose più difficili è quella di inginocchiarci davanti a un sacerdote per accusare i nostri peccati, magari dopo molti anni di vita vissuta lontana da Dio. Ma certamente una delle gioie più grandi è quella di rialzarci dal confessionale dopo aver ricevuto dal sacerdote le parole dell'assoluzione. Sarà come iniziare una vita nuova. Non priviamoci mai di una gioia così grande. E ora, cari fratelli e sorelle, termino con la benedizione. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E per intercessione della Vergine Immacolata di San Giuseppe vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria.